Buongiorno Amigli, siamo ritornati in cucina perché oggi diciamo voglio proseguire la nostra rubrica sui piatti della tradizione italiana, su alcune ricette diciamo che voi potete anche fare a casa, che io voglio consigliarvi, che voglio spiegarvi, insomma. Non è mio obiettivo quello di fare delle ricette per autosbrodolarmi, per autoincensarmi, facendo vedere che io so cucinare dei piatti e voi siete delle feci, ma voglio invece darvi delle idee. Se per esempio voi siete a casa, avete un frigo che piange e che langue, e magari vedendo i miei video potete avere delle idee per non ridurvi a mangiare sempre le solite fecate, tipo dei sofficini al microonde o delle cose fatte così tanto per fare, no? Oggi andiamo a spiegare come fare la pasta, in questo caso mezze maniche, con salsiccia e fagioli. Quindi capite che è anche una cosa molto impattante, anche molto sessuale, diciamo che già dovrebbe avervi risvegliato delle sensazioni di possenza. E io oggi vi spiegherò come farla in pochi minuti. Io qui ho già cotto le mie belle mezze maniche, perché ovviamente se no bisognava aspettare troppo, bisognava che io stessi 20 minuti dopo che avevo cucinato tutto a non fare niente, quindi ho cucinato le mezze maniche. Ora vi spiego come fare insomma il sugo. Si parte prendendo un quarto di cipolla che io già diciamo gli ho già levato la scorza, l'ho tagliata in quattro, ho preso un quarto, andiamo a tritarla, ok? Potete anche affettarla se proprio avete, se non siete di bocca esageratamente esigente, però insomma io preferisco tritarla, non ne serve tanta, basta che voi facciate una metà della metà, diciamo, proprio un pugnetto, poi vi faccio vedere la quantità esatta. Fate un trito, un tritino, un triteux di cipolla, ok? Proprio così con maestria. Andate a tritarla alla bene meglio. Quest'oggi per fortuna non ho neanche il coltello, scusate, di Hattori Hanzo dell'altra volta, quello delle Barbie. Oggi ne ho veramente uno professional, insomma, uno che inizia ad avere le sembianze di un coltello decente. Quindi il trito, come vedete, è già abbastanza fatto. Se avessi usato l'altro, sarei ancora a inizio opera. Quindi un coltello di questo tipo va benissimo. Il mio trito è quasi terminato e ora ve lo faccio subodorare. Questo trito, guardate, questo è il trito di cipolla che ci serve per le nostre mezze maniche con fagioli e salsiccia. In questa padella, che poi vi avvicino, ho messo un goccio d'olio con una piccola noce di burro. Io in genere questi due ingredienti li mescolo per fare i miei soffritti, anche perché il burro, quando si scioglie, quando lo vedete sfrigolare, vi dà la contezza di quando è giusto buttare, per esempio, la cipolla o l'aglio che sia. Quindi vi consiglio di fare questo mix. Quando invece cucinate del pesce o fate dei sughi o delle basi per fare del pesce, fate solo olio extravergine. Se, come in questo caso, è carne, ci sta benissimo. Quindi vado a porre il mio trito di cipolla, no? Nel piatto qui che ho posizionato, e ora prendo queste due sessualissime salsiglie. Guardate che sesso queste due salsiglie. Sono salsiglie di porco, perché io giustamente i wurstel di pollo, le salsicce di pollo e tacchino non le prendo, perché la salsiccia e il wurstel sono di porco, va bene, vanno mangiate di porco, usiamo carne di porco, capito? Porco, proprio carne di porco. Quindi ora cosa bisogna fare? Con queste belle salsicce grasse, non vanno prese le salsiglie, quelle sottili, quelle lì che le vedi e sembrano anemiche o denutrite. Bisogna prendere le salsiglie grasse, capito? E che caspita! Ora andiamo a tagliare violentemente il cordone ombelicale che le divide. E cos'hanno le salsiglie? Hanno una specie di profilattico attorno che noi dobbiamo andare a decorticare, capito? Con un'operazione quasi chirurgica,
capito? Sembra di essere in una clinica belga. Andate a togliere anche con molta, diciamo, passione e compassione questo profilattico di porco che buttate via, perché giustamente noi queste cose non le mangiamo. Una salsiccia potrebbe bastare, ma insomma, nulla ci vieta di fare anche l'altra, anche perché le avevo prese apposta, quindi insomma, decortichiamo anche l'altra, leviamogli questo profilattico, così è più felice, e buttiamo via questi contraccettivi. Come la tagliate? Incisione verticale, ok? Tipo coroner di CSI. E andate a tagliare dei quadrettoni, diciamo, della metà, tanto poi in padella si raggrinzano e comunque diventano molto più piccoli. Fatevi spazio sul piatto mettendo la cipolla verso destra, i pezzettini di salsiccia li tenete sulla sinistra, li andate a tagliare così, andate a tagliare questi bei quadrettoni, il commissario quadrettoni, ok? E li mettete da questa parte. Stessa operazione con l'altro penace di salsiccia. E fate questi onesti quadrettoni, capito? Non è che ci vuole, ragazzi, non è che ci vuole una laurea per fare queste cose. La cucina è un qualcosa di innato, specie per noi italiani. Dovrebbe essere un qualcosa che voi, se una ragazza vi chiede: "Ma tu sai cucinare, no?" E voi le dite: "Ma certo, ma per chi mi hai preso? Per uno Zulù", capito? Cioè, voi dovete saper cucinare. Non è che siamo un popolo che non è avvezzo alla cucina. Cioè, la cucina è fatta per essere saputa dagli italiani. Ora, fagiolame, fagiolazio, borlotto. Sentite che bei nomi sessuali che vi espongo. Borlotti, fagioli borlottaci, che voi aprite questa tanica, diciamo, e andate a levargli questo mestruo di cui sono purtroppo cosparsi. No, queste acque di vegetazione dovete levarle, capito? Non è che si mangiano, bisogna dargli una risciacquata. Voi vedete che cade tutto questo mestruo marroncino, che sono acque di vegetazione. Bisogna levargliele, non è che si può aprire le scatole e mangiare le cose. Vedo anche gente che purtroppo mangia il tonno in scatola e lo mangia con l'oliaccio. Ragazzi, vi consiglio di no, date una risciacquata, un'asciugata, chissà cosa c'è dentro. Per Dio, non facciamo i marrani. Quindi facciamo un po' di pulizia, perché il disordine è nemico della buona cucina. Queste cose non ci servono più. Diamo una pulita e andiamo ai fuochi. Andiamo ad accendere la passione, ok? Quindi, scusate, mi sono fomentato, spesso mi succede. Avvicino questo menga di video. Visto che stiamo parlando di cucina, dovreste vedere bene il padellario, un fuoco medio, insomma. A me piace la cucina a fiamma, non sono uno di quelli che cucina sulle piastre ad induzione. Dovrete rinunciare purtroppo per qualche minuto a vedere il mio bellissimo viso, ma vi sarà utile vedere invece la preparazione cucinizia, insomma, perché così è e così deve essere. Voi dovete imparare a cucinare, io vi devo aiutare a cucinare, quindi vi deve assolutamente servire questo. Andiamo a scaldare un po' l'olio. Qui avete visto che ho fatto una sorta di suddivisione di cipolla e salsiccia, quindi prima vado a buttare questa parte, poi vado a buttare quest'altra. Quando avremo messo cipolla e salsiccia, darò una spruzzata di vino, che è sempre utile, insomma. Vediamo se questo fuoco è sufficiente, altrimenti mi sa che prenderò quest'altro. Vediamo se si vede in maniera sufficientemente precisa, perché quasi quasi, visto che non siamo dei principianti, che abbiamo bisogno del fuocazio basso, andiamo giù di cucina violenta con una bella fiamma arsa e viva, no? Facciamo così e questo si arrangi.
E così vi faccio vedere proprio la passio che sprigiona una bella fiamma viva. Io vedo gente che cucina con le piastre ad induzione che mi sembra come, non lo so, di essere impotente a cucinare con una roba del genere. È veramente la morte interiore non vedere il fuoco che si sprigiona, capito? Questo qua buttiamo via. La pasta l'ho cotta prima, io ho scelto delle mezze maniche che sono molto rugose, quindi quando avete dei sughi di carne bene si adeguano. Intanto la nostra fiamma è praticamente ha fatto rendere sufficientemente pronto l'olio. Andiamo a versare la cipolla. Cuocetela pure bene, non avete paura di bruciare la cipolla, nel senso dovete stare attenti ovviamente a non bruciarla. Però lo scopo dei soffritti non è quello di fare una base asettica che non sa di nulla, ma è quello di avere un qualcosa di comunque, sentite, sfrigolante, che poi vi va a creare una base di sapore per quello che voi mettete dopo. A me non è che mi interessa che sappia di cipolla cruda questa cosa, è una base che voi fate per tantissimi sughi, per esempio sul pomodoro, sul ragù, va fatto, capito? Sentite il rumore, no? Poi quando butterò la salsiccia sarà ancora più sessuale questa cosa, cioè il soffritto è veramente il sale della vita, no? Se volete che mi insegni un trucco, ve lo do anche gratis perché io sono per il pueblo. Quando state soffriggendo, per esempio, dell'aglio o della cipolla, al posto di lasciarla in sospensione per la padella, la mettete tutta verso la fine della padella, la inclinate e in questo modo la cipolla o l'aglio, quel che è lo scalogno, si frigge, tra virgolette, in maniera piuttosto semplice, senza che voi stiate lì a perdere, diciamo, il senno mescolare. Qui inizia già ad abbrustolirsi perché ovviamente essendo tritata cuoce in meno tempo, capito? Con il bel burro che gli dà quella biscottatura ideale e noi tra poco andiamo a mettere la salsiccia. E sentite il rumore della rivoluzione poi, no? Quando andiamo a calare questa cosa qui, deve rosolarsi bene, capito? Deve essere molto, molto forte la cottura della salsiccia. Deve proprio essere fuori, tra virgolette. Ben cotta, deve avere una biscottatura, tra virgolette, il salsicciame, no? Sentite, c'è già un buonissimo odore di sfrigolamento di carni, di burri, di cipolli. Sentite, fate soffrire il cibo e poi gli date delle spadellate, così di maestria, no? Ma non abbiate paura della fiamma, non abbiate paura del soffritto. Dovete, le cose vanno cucinate con il loro mood, il loro tempo. Capito? Questa qua, come dice sempre mia mamma, con una fortunatissima e giusta espressione, la bravura del cuoco non sta nell'andare a ricercare gli ingredienti più rari per fare le ricette più rare e le cose più complesse. È quella che tu apri un frigo che piange, in cui dentro non c'è praticamente nulla, un frigo vergognoso, no? Però da quelle due o tre cose che ti avanzano tu riesci a tirar fuori un piatto da leccarsi i baffi, capito? Cioè, quella è la bravura del cuoco, non il contrario. Se tu mi fai la spesa con mezzo mondo in frigo, sono capace anch'io a farti le ricette le più esiziali e sessuali. Ma se hai un frigo che dentro ha non lo so, due limoni, uno stronzo, una sottiletta Kraft, e lì devi essere bravo a tirar fuori una ricetta con i controcazzi, non so se mi spiego, no? Tutti bravi se no. Vedete, qui sta soffriggendo tutto, c'è un soffrittaccio, andate ad applicare anche del mescolame di vario livello, lasciate che i sughi riemergano, ok? Mescolate, poi tra un po' andiamo a metterci un goccio di vino di vinacea e qui abbiamo la nostra bella base di salsiccia che è piuttosto sessuale, capito? Già piuttosto pronta. Avete il cipollazio che cuoce con la salsiccia, dategli delle mescolate così, i grassi si mescolano.
Ora potete buttare già il vostro vino. Sentite che rumori, eh? E andate a cuocere questo vostro sughetto, capito? Lasciate lì in cottura, bene, che il vino evapori. Nel frattempo che il vino evapora, la cosa, la salsiccia si cucina. Andate a salare, a salare, Mohamed. Così, guardate, questo ve lo faccio. Così. Andate a salare, che così nel, in questa sorta di sughetto che si crea, il tutto viene più saporito. Non tantissimo, perché insomma... Il pepe lo mettiamo dopo, per esempio, questa cosa qui. Peperoncino, cose complesse, erbe, erbacee, ce ne fotte nulla, non ci servono. Cuocete bene questo, questo vostro cucinace, il salsicciame, insomma. Lasciate qui che evapori. La pasta, come vedete, è un mezzo manicato, insomma, cotto un po' meno, perché ovviamente dovevo aspettare di fare il sugo, quindi stare lì che è già cotta vi diventa una colla. E andate già a preparare, dopo averli scolati dal maestro, i vostri fagioli, capito? Questi fagioli qua, aspettiamo un attimo che il vino scenda, che evapori un po', che questo sughetto si frammisti, e poi andiamo a buttarli. Cioè, capite bene che cosa ci vuole? È una salsiccia, un fagiolo, un mezzo manicale, cioè sono cose che veramente, ragazzi, può avere chiunque in casa, a chiunque, dai, non è che bisogna stare lì a ciurlare nel manico con 300.000 ricette e cose. Quando siete a questo punto, diciamo, quando vedete che il sughetto via via si ritira, è già bene che è fatto e la pasta ha un... e la salsiccia, diciamo, inizia a cuocere, date magari una mescolata, così la cosa si rende uniforme. Se l'avete cotta bene, come vedete, avrà anche un po' di crosticina la salsiccia, del tipo che, se riesco a prendere questo pezzo ve lo mostro, fuori è abbastanza, diciamo, rossa, nel senso che si vede la cottura. Se no, voi le cose le andate a bollire, capito? E non va bene, e non va bene. Poi, su questo tipo di cose qui, non è che uno sente che la salsiccia è cotta male o cotta bene, però insomma, perché è una pasta. Però se uno può fare le cose con un attimo di criterio, lo faccio. Bene, buttiamo i fagioli e qui avete praticamente il vostro sugo, il sugazio, capite? Gli date una mescolata così, qui avete un fagiolame con della salsiccia che già ti viene fame, lo potresti quasi già mangiare così. Il sugo è bello che... Non è troppo asciutto, non è ovviamente troppo bagnato, così che poi quando voi ci buttate la pasta ha quell'attimo di colore, quell'attimo di sprint che salta bene in padella. Vi consiglio di non salarla troppo, perché comunque poi, come vi farò vedere, ci andrà anche del parmigiano, quindi sennò poi viene troppo sapida. Fatelo rumoreggiare il cibo. Fatelo cucinare. State lì a guardarlo, sfidatelo con gli occhi. Dici, cuoci, maledetto. E date ogni tanto queste abili mescolate, si imparano col tempo, insomma. Non è... io dico sempre che in cucina... ci vuole prima di tutto la passione. Se uno il cibo fa schifo, non sarà mai un bravo cuoco. Se uno invece è una buona forchetta, ha la passione per la tradizione dei nostri borghi, della nostra cultura, della nostra cucina, che poi il bello della cucina italiana è proprio quello che vi dicevo prima, cioè che da ingredienti estremamente semplici, poveri, genuini, rurali, ti tira fuori di quei piatti che sono irreplicabili. Cioè la bravura del partire dal nulla e del fare delle ricette che ci invidia tutto il mondo. Cucina italiana è bella così, è molto diversa dalla cucina francese, che invece, secondo me, specialmente nelle ricette le più apprezzate, è una cucina di sofisticazione,
molto Versailles, diciamo, molto da quasi noia aristocratica, che quindi sofistica le cose. La nostra è una cucina contadina, una cucina di necessità, capito? Di necessità, virtù, come spesso si dice, no? Poi la cucina abbraccia molti ambiti dell'esistente, cioè è una cosa interdisciplinare al massimo. Nella cucina c'è storia, c'è letteratura, c'è ingegneria, c'è chimica, c'è di tutto nella cucina, c'è di tutto, ma prima di tutto deve esserci la passio. Allora, il sugo è pronto, andiamo a versarci la pasta, va bene, dallo scolapasta, dal pastazio, tanto qui c'ho la cagna. Ciao Lilli, andiamo a mescolare questo alle ali e andiamo a saltare in padella. Ve li faccio io i quattro salti in padella. Eh? Così, tan, trac, trac, con molta abilità, capito? Qua, quando siete a questo punto, fate un attimo cucinare. Qua date, potete dare una risciacquata, la buttate dentro che così resta un attimo di morbido. Andate a metterlo un attimo da parte, ok, fate saltare così e vi aprite il vostro parmesan. Qui c'è del parmigiano, c'è un mix di formaggi, la pasta si sta saltando. Sentite che buon odore che c'è. Andate a mettere del parmigiano arrogante così, no? Proprio mantecato, diciamo, come dicono i pagliacci. Tieni Lilli, mangia un pasto e qui fate una mescolata abile, così che il parmigiano faccia prendere un po' di sapore a tutto lo spadellazio, e lo mescolate così, saltate, pam, pam, un salsicciato così, capito? Che quindi è già un po' saporita. Ok? La vostra pasta è fatta, cioè non è che ci vuole una laurea, ragazzi. Spegnete il fuoco, mi raccomando, che non fate saltare in aria la casa. E voi adesso siete pronti per la fase dell'impiattamento selvaggio, capito? Ci buttate dentro. E che adesso ve lo faccio vedere. Prendete una schiumarola, una cosa così da servire. Andate a. Eccolo qua il piatto che avevo preparato, questo qua. Espanso, che quindi è più bello da vedere. Fate qui un castello di pasta. Mettete dentro questa cosa qui, ci mettete un po' di sugo, fate anche abbastanza, tanto la mangio io questa, non la fate un po' abbondante, così che è anche bella da vedere. Mettete qua, avete il vostro castello di pasta con salsicce e fagioli. Ci mettete un altro spolverizio di formaggio sopra, che questo è sempre apprezzato. Lo fate così, date un filo d'olio extravergine, poi ve lo porto lì davanti che così lo vedete bene, un filo d'olio, ok? Una macinata di pepe, ok? Di pepato in grani, che non l'avevamo messo prima giustamente perché lo mettiamo adesso, che sta anche nel piatto così che è anche bello da vedere. Se volete ci mettete una prezzemolata, ma a me non fa impazzire, questo piatto non serve. E questa è la vostra preparazione. Questo è il vostro piatto con fagioli e salsicce. Mezze maniche con fagioli e salsicce, che vado a mangiare. Un caro saluto e ditemi cosa ne pensate se volete altre ricette.